Bianca. Oggi prepariamo insieme un contorno buonissimo, molto molto saporito. Sto parlando di carciofi e patate al forno. Da fare andiamo a sbucciare sbucciare sia le patate che a mondare i carciofi. Ho preparato due ciotole con acqua, una con acqua semplice, l'altra con acqua e limone, dove metterò i carciofi. Io vado di coltello, faccio prima, mi piace di più ed è più semplice. Una volta sbucciata la nostra patata, la tagliamo a cubotti. E la mettiamo qui nell'acqua. Ed ora passiamo ai carciofi. Togliamo le foglie, quelle più dure, in questo modo, puliamo bene il gambo, questo è molto buono, eh? Eliminiamo la parte dura e otteniamo il cuore. Lo tagliamo a fette o a pezzi, come voi preferite. E mettiamo nell'acqua e il limone. Questo serve per non far annerire i carciofi. Una volta tagliati i nostri ortaggi, non ci resta che sbollentarli per 5 minuti in acqua bollente. L'acqua già bolle, inizio con i carciofi. Poi passare alle patate. Copriamo con il coperchio e lasciamo sbollentare. Cinque minuti sono passati, le nostre patate si sono leggermente sbollentate e sbiancate. Prendo e metto qua. La stessa cosa vale anche per i carciofi. Eccoli qua. Vedete? Allora, come ho detto prima, io aggiungerò dei pezzi di salsiccia al nostro contorno. Ecco qua. Ed ora
prendiamo le patate e le mettiamo all'interno della nostra pirofila. Scoliamo i nostri carciofi e li mettiamo sulle patate. Sistemiamo i nostri carciofi. Ok, adesso andiamo a insaporire con un po' di sale. Per quanto riguarda il sale, se utilizzate la salsiccia, mi raccomando, siate parsimoniosi. Non ne mettete troppo perché la salsiccia nel cuocere rilascerà il suo sale e quindi andrà a insaporire le nostre patate e carciofi. Per chi vuole può aggiungere anche un po' di pepe, questo è facoltativo. Poi aggiungerò del prezzemolo, prezzemolo secco, un po' di erba cipollina. Uno spicchio d'aglio che metterò in pezzetti un po' più grandi, in modo che si vedono. Qua. E per finire un filo d'olio extravergine di oliva. Prima di infornare il nostro contorno, aggiungo un po' di acqua di cottura dei carciofi. Ed ecco qui. Questo è il liquido, ok? Benissimo. Ed ora non ci resta che infornare. A dopo. Il nostro contorno di patate e carciofi, accompagnato con una buonissima salsiccia, è pronto, è uscito dal forno, l'ho infornato a 170 gradi per 45 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico, aumentate di 10 gradi la temperatura. Ed ora non ci resta che gustare questo meraviglioso piatto. Spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento. Vi aspetto alla prossima. Un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. E mi raccomando, attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.